Con gli ultras che rimangono fuori dallo stadio in segno di protesta contro le squadre B in Serie C e il presidente Lagava in panchina con dal canto, l'Arezzo probabilmente getta al vento un'altra ghiotta occasione per portarsi al vertice. In vantaggio contro la Juve B dopo 4 minuti grazie al gol di Brunori all'ottava rete stagionale, gli Amaranto si fanno trovare scoperti 10 minuti più tardi sul lancio in campo aperto per Mavididi 1-1. Poi sotto porta manca la precisione, clamorosa l'occasione per lo stesso Brunori servito da un errore di Touré. A tu per tu con Nocchi manda a lato. Nella ripresa la Juve è più pimpante e la partita si complica. Finisce 1-1, la classifica si muove a piccoli passi con il terzo pari consecutivo. E nelle ultime gare un po' abbiamo recriminato perché non lo facciamo, un po' abbiamo recriminato perché l'abbiamo preso. Probabilmente viviamo una fase di stallo, come ho detto prima, alle volte nella fase di stallo si perdono le partite, noi invece continuiamo a fare risultati, facciamo comunque buone prestazioni, quindi oggi non sono preoccupato. Ecco, tra l'altro nel secondo tempo con qualche difficoltà in più, però l'Arezzo non ha poi rischiato tantissimo, no? Anche questo è un dato positivo. Sì, secondo tempo la partita si è equilibrata, loro comunque hanno una buona squadra, c'ha una buona organizzazione, c'ha buoni giocatori, lo sapevamo, infatti ieri in conferenza stampa l'avevo detto, ma non era una sorpresa e non è nemmeno un demerito pareggiare queste partite qua, il calcio va così, la settimana scorsa Piacenza ha pareggiato con l'Albissola, non ha fatto nessun dramma. Non dobbiamo fare il dramma perché lo rapportiamo alle aspettative che abbiamo, invece noi dobbiamo continuare a fare il nostro campionato e vedere che succede. I due difensori centrali hanno avuto dei clienti molto difficili perché sono stati scelti due attaccanti anche pesanti fisicamente. Sì, assolutamente sì, sono due giocatori di alto livello, sono stati bravissimi, in generale abbiamo fatto una buona partita, prendiamo il buono da questo e ci prepariamo per l'Albissola. Stadio un po' strano oggi senza il sostegno di gran parte della curva. Sì, forse l'aspetto anomalo della giornata è stato quello perché siamo abituati ad avere supporto del pubblico soprattutto in qualche momento dove si appanna un po' la partita. Oggi hanno fatto un altro tipo di scelta, comprensibilissima, dispiace, ce la incartiamo e vediamo la prossima. Invece c'era il supporto del presidente vicino, no? Sì, sì, come ho detto prima, magari ho pensato pure mi desse la mano a partita in corso, ma sarà per la prossima volta.